Buongiorno. Buongiorno a voi, ringrazio la RAI, ringrazio il direttore Pianello e tutto lo staff, ringrazio anche la stampa che è presente ogni volta a questa persona. È stato detto, è un matrimonio, quest'anno facciamo le nozze d'argento, perché sono 25 anni. Senza divorzio breve, no? Perché adesso c'è il divorzio breve. Finora, siamo legami indissolubili, dai. Finora non abbiamo avuto motivi per litigare, quindi ringrazio perché è un evento importantissimo, è l'unico concertone gratuito fatto in Europa dal punto di vista organizzativo, e la qualità del concerto è sempre stata, diciamo, in ascesa grazie anche al ruolo che la RAI sostiene in questa nostra iniziativa. Quest'anno abbiamo anche nuovi soggetti che organizzano e quindi siamo per valutare fino in fondo anche la qualità di questa loro capacità organizzativa. Ma c'è un dato che vogliamo sottolineare ed è lo slogan: la solidarietà che fa la differenza. Noi abbiamo pensato a questo 1° maggio, prima ancora che succedessero tutti gli eventi spiacevoli e drammatici e a cui bisogna porre rimedio nel nostro Mediterraneo. Avevamo pure pensato di andare come 1° maggio politico a Lampedusa, poi per problemi tecnici abbiamo dovuto spostare la nostra iniziativa su Pozzallo, che è un porto dove arrivano i migranti con i barconi degli schiavisti di nuova generazione che fanno commercio del genere umano. Nei momenti di crisi aumentano gli egoismi, aumentano le guerre, aumentano le differenze, la forbice fra i poveri e i ricchi continua ad aumentare e le questioni che vengono poste oggi nel nostro Mediterraneo sono ormai ineludibili. L'abbiamo detto alla conferenza europea che abbiamo fatto a Madrid qualche giorno fa, l'Europa si deve porre il problema che non può essere più sottaciuto da nessun popolo e nemmeno dal sindacato, di questa tragedia continua che abbiamo nel Mediterraneo. E quando giustamente il direttore diceva che è un momento di festa il 1° maggio, per la festa del mondo del lavoro, ma anche di riflessione, dobbiamo fare in modo che questa riflessione sia particolarmente capace di dare anche soluzioni. Non si esporta la democrazia con i carri armati, non è mai successo in nessun paese del mondo. Al massimo il rischio che corriamo è che oltre a importare rifugiati, a cui dobbiamo dare la nostra solidarietà, e cittadini che sfuggono alla miseria, alla guerra e a una condizione di disagio enorme, rischiamo di importare terrorismo. E allora ha ragione chi dice che bisogna fare fronte comune nei luoghi dove parte questo esodo pubblico e fare dei corridoi umanitari per distribuire